Ciao, Semina del Carrubo giorno 1, vi volevo far vedere, praticamente qualche giorno fa ho raccolto sotto un albero le bacche del Carrubo e ne ho raccolte un po', già tante in realtà, e nel frattempo ho cominciato ad aprirle, qualcuno si vede che l'ho già aperta, ho cominciato ad aprirle. I semi sono questi qui del Carrubo, ogni bacca ne ha una decina al massimo, dai 5 ai 10, e per farli germinare il Carrubo è bello tosto, è piuttosto difficile far germinare questi semi. Alcuni si vede sono troppo scuri, quindi probabilmente sono secchi, sono marci, dentro non c'è nulla, invece quelli più chiari sono migliori. E dopo aver estratto i semi dalle bacche ho cominciato tutta un'operazione un po' particolare che adesso vi mostro mentre parlo, che consiste fondamentalmente nel tagliare, nell'asportare una piccola porzione del seme per permettere poi successivamente alla radice di uscire più facilmente, e questo va fatto per ogni seme, facendo attenzione, uno, a non tagliarsi le mani, le dita, e due, a non danneggiare troppo il seme, insomma, a non danneggiare la parte della radice. In realtà non è così difficile, ho letto su internet gente che lo faceva con le cesoie, però io l'ho fatto con delle semplici forbici, è venuto abbastanza bene, credo. Adesso vedremo, insomma, il risultato quando andrò a piantarli. E poi nel frattempo vanno messe 3 giorni all'incirca, 2 o 3 giorni, qualcuno dice 2, qualcuno dice 5, io lascio per adesso 3 giorni a bagno nell'acqua e in un bicchiere, semplicemente in un bicchiere pieno d'acqua. E poi fra 3 giorni andrò a piantarli e vi faccio vedere come li pianterò. Quindi ci vediamo fra 3 giorni e ci aggiorniamo. Ciao!